Ciao a tutti da GGR Studio, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Questo tutorial in collaborazione con Acustica Audio, azienda leader nel settore dell'emulazione hardware audio in formato software, sono fiero di poter questa volta parlare di un prodotto tutto italiano che ha conquistato negli anni un ruolo di prestigio nei tools e nei mix e mastering professionali. Per chi ancora non conosce questa software house è consigliabile fare un salto sul loro sito www.acustica-audio.com. In questo tutorial vedremo come scaricare, installare e autorizzare i prodotti Acustica Audio attraverso l'uso di Aquarius, il software di installazione online fornito agli utenti e scaricabile sempre dalla nostra dashboard una volta registrati. Per prima cosa dovremo creare un account che ci garantisca un accesso all'area personale utente chiamata appunto dashboard. Inseriamo login e password, ci ritroveremo nella pagina di informazioni e download da cui poter scaricare i vari pacchetti di installazione sia delle versioni acquistate sia delle versioni trial, che vi consiglio di provare. Scendiamo in fondo e clicchiamo sull'immagine di Aquarius per entrare nella pagina di download. Clicchiamo ora su Installer, scegliamo se scaricare l'app per OS X o Windows e clicchiamo ancora su Setup Aquarius per iniziare a scaricare l'applicativo. Nella cartella download troviamo il nostro Aquarius. Lanciamo l'installer, proseguiamo fino al termine dell'installazione. Troveremo il nostro applicativo all'interno della cartella applicazioni. Lanciamolo e alla richiesta di log e password inseriamo i nostri dati. Verremo così portati nelle installazioni disponibili direttamente dal nostro account. In alto scegliamo Purchased. Selezioniamo Violet in questo caso, scegliamo il formato di installazione VST Audio Unit OAX e clicchiamo su Install. Al termine ci verrà richiesta la password del nostro computer per poter scaricare l'autorizzazione del plugin. Possiamo controllare quale versione abbiamo installato sempre dal menu Updates, dove viene appunto indicato il percorso dei plugin installati in precedenza. Seguiamo la stessa procedura anche per Ivory fino in fondo, dove inseriremo nuovamente la password del sistema per la richiesta dell'autorizzazione. Vi ricordo che abbiamo a disposizione 5 autorizzazioni. Installiamo anche la versione di Unit e proseguiamo nuovamente. In questo caso il download dell'installer è già avvenuto e non dovremo attendere molto per l'installazione del nuovo plugin. All'interno di Updates torniamo a controllare se la nuova versione è stata installata e si trova nella sua relativa cartella. Siamo pronti a verificare l'effettiva installazione. Carichiamo la nostra DAW, in questo caso Studio One Pro. Al termine della validazione del plugin creiamo una nuova song. Dal browser di destra selezioniamo Effetti. Nella cartella acustica troviamo immediatamente Ivory 3 in versione Audio Unit VST. Trasciniamolo direttamente nell'arranger per creare una traccia audio che lo contenga. Stesso procedimento per caricare gli altri plugin facenti parte del pacchetto. Qualora acquistassimo altri plugin, sarà poi sufficiente tornare su Aquarius per scaricarli, installarli e autorizzarli come abbiamo già visto. Per l'installazione offline invece dovremo tornare sul nostro dashboard e scaricare uno ad uno gli installer aggiornati. Buon mix e mastering con Acustica Audio. Spero che anche questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto nei miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice e professionale. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!